Con Silvio Impegnoso, autore e attore dello spettacolo C'era una volta in Umbria. Ben trovato. Ben trovato anche a te, grazie, e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici ovviamente. Come descriveresti questo spettacolo? Questo spettacolo è stato definito anche dalla critica Lucia Medri, in una recensione su Teatro e Critica, con una definizione che mi è piaciuta molto, che è il canto di un Aedo coi Ray-Ban rispetto alla sua città. Un Aedo coi Ray-Ban perché io all'inizio dello spettacolo mi presento vestito da investigatore, da detective, con tanto di Ray-Ban a goccia. E Aedo perché lo spettacolo è la storia della mia città, Foligno, dal dopoguerra fino agli anni nostri, raccontata attraverso una linea rossa particolare, che è la traiettoria di questo personaggio, che nello spettacolo si chiama Dottor Cavadenti, che possiamo dire è stato una sorta di genio degli affari, ma anche un po' della truffa, una sorta di Wolf of Wall Street, però di Foligno. E che era una sorta di filo rosso che connetteva tutti gli ambienti della città nel periodo storico che ho affrontato. È nato una famiglia estremamente povera, contadina, analfabeta, ed è diventato un miliardario. Veniva da un ambiente, potremmo dire, sottoproletario, e i suoi amici in buona parte erano della sua stessa estrazione sociale, fino a essere diventato, insomma, un vero e proprio mecenate, perché all'apice della sua parabola non gli interessavano più nemmeno tanto i soldi in quanto tali, ma era proprio il gusto per l'azzardo, per i rischi, per l'avventura che gli interessava, che gli dava, insomma, la sua libidine, avrebbe detto lui, e che poi appunto l'ha fatto diventare anche una sorta di mecenate. Com'è nata l'idea di farne uno spettacolo? Io sono sempre stato in contatto con questa storia, in un certo senso, perché questo personaggio, che sarebbe il dottor Cavadenti, e il suo migliore amico, che nello spettacolo si chiama Render, facevano parte della cerchia dei miei amici di famiglia. Erano personaggi che a volte da piccolo vedevo a cena, fondamentalmente, in casa, e le loro storie sono sempre un po' aleggiate della mia cerchia familiare. E molti, molti, molti anni dopo, dopo un lungo periodo trascorso a Roma per lavoro, quando ho deciso di ritornare a vivere nella città di Via Foligno, ho deciso di riprendere il filo di questa ricerca. E non sapevo immediatamente che ci avrei fatto uno spettacolo o qualcos'altro. Supponevo che sarebbe stato uno spettacolo, ma magari poteva anche essere un libro, non so. E ho iniziato a fare delle interviste, fondamentalmente a raccogliere delle testimonianze sulle persone che avevano conosciuto il dottor Cavadenti e anche i suoi amici, perché poi in realtà è la storia di un gruppo di amici. Mi sono ispirato molto un po' a tutta quella tradizione dei c'era una volta, no? C'era una volta il West, c'era una volta in America, c'era una volta Hollywood, e infatti si chiama C'era una volta in Umbria, perché appunto è un po' la narrazione di questo gruppo di amici nel corso dei decenni. Sono partito dalle interviste a testimoni diretti, quindi fondamentalmente i figli del dottor Cavadenti che sono ancora in vita, un figlio di Lender che è ancora in vita e Lender stesso che non è più in vita, e con il quale è nata una sorta di amicizia anche molto particolare, visto che lui aveva 90 anni quando l'ho conosciuto. Ad un certo punto ho capito che sarebbe diventato uno spettacolo, anche quando ho compreso un po' l'orizzonte poetico ed estetico di questo lavoro attraverso la chiave del Giappone e dell'arte figurativa. A un certo punto della ricerca, io e la mia collaboratrice Federica Terracina, tra l'altro è giusto citare che è autrice della parte visiva del lavoro, abbiamo compreso che il dottor Cavadenti era diventato grandissimo amico, proprio intimo, di un pittore giapponese. Nello spettacolo si chiama Yomi. Questa amicizia che si è tradotta anche nell'aprire insieme un'associazione per la diffusione della cultura giapponese, Artello per la precisione, nei dintorni di Foligno, ci ha dato un po' quella che era la chiave estetica del lavoro, no? Insomma, che era questo gusto per la bellezza, anche per l'avventura che incarnava questo personaggio, al di là della parabola apparistica in quanto tale, trovava un po' nel Giappone il suo riferimento, anche se assurdo, ma per noi assolutamente concreto. E quindi da lì è iniziato un dialogo appunto con il linguaggio di Federica che è basato sulla pittura, sull'arte visiva, e in scena è diventato un quadro, un puzzle che io compongo nel corso della narrazione e che alla fine fisso come uno stendardo fondamentalmente, che è un paesaggio umbro, ma dipinto in uno stile un po' astratto che ricorda la pittura giapponese. Non solo, ma anche una parte di teatro
kabuki all'interno dello spettacolo, che si distacca dalla narrazione iniziale, e quindi insomma anche per questo motivo è stato chiaro che questo lavoro aveva bisogno di essere rappresentato scenicamente, non era solo un pezzo scritto, perché aveva una pluralità anche di voci, di linguaggi, di narratori, e l'elemento visivo è molto, molto importante. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Dalla mia pagina personale di social e di Facebook, io sono Silvio Impegnoso, pubblico sempre tutte quante le date dello spettacolo. Inoltre anche dalla pagina social della compagnia e anche del collettivo di operatori, organizzatori teatrali di cui faccio parte, che si chiama Travismi, di cui potete anche questo seguire i social, anche lì vengono solitamente pubblicate tutte le date di C'era una volta in Umbria. Inoltre la compagnia La Casa d'Argilla, che cura la produzione esecutiva dello spettacolo, solitamente ne inserisce tutte le date nella sua newsletter, quindi anche tramite la newsletter di Casa d'Argilla. Lo spettacolo C'era una volta in Umbria, un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Silvio Impegnoso. A presto! Grazie mille Federico, a presto e buon ascolto.